Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi per risolvere questo errore di Need for Speed, il nuovo Need for Speed uscito il 29 di novembre. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella ragazzi e di lasciare anche un like. Se avete bisogno di altro entrate nel server Discord, oppure se avete bisogno di altre cosucce, secondo canale, eccolo qua. E allora ragazzi, per risolvere questo errore andiamo un attimo su gestione dispositivi per vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento riguardo alla risoluzione e ai problemi di crash. Quindi gestione dispositivi, andiamo sulla nostra scheda video, aggiorna driver, cerca automaticamente i driver, cerca driver aggiornati in Windows Update e vediamo se dobbiamo fare qualche aggiornamento, perché io ieri ho fatto un aggiornamento su Nvidia attraverso GeForce Experience, perché io ho la 1660 Super, quindi attraverso il pannello GeForce Experience. Eccolo qua, come potete vedere io grazie a questo pannello faccio circa aggiornamenti e vedo se ho qualche aggiornamento da fare, così ho già risolto tutto. Quindi cerca driver aggiornati in Windows Update, verifica disponibilità aggiornamenti. Ho un aggiornamento da fare per la sicurezza, per Microsoft Defender Antivirus. Chiudiamo qui. Ora passiamo direttamente nel percorso file di Need for Speed per aggiornare un attimo il percorso file di Need for Speed per installare Microsoft Visual, proprio un software che ti offre proprio il gioco che sta dentro la sua cartella. Adesso vi faccio vedere. Eccoci nella sua cartella di Need for Speed, proprietà. Andiamo un attimo sulla compatibilità e cerchiamo sempre di eseguirlo come amministratore. Se non dovesse funzionare, togliete quella spunta e facciamo applica. Poi una volta fatto questo, andiamo un attimo sulla cartella installer. La trovate sopra. Eccola qua, su VC. Andiamo su VC 2015, quindi se non dovesse andare VC 2015, installateli tutti, tutte le cartelle. Eccolo qua, VC Redist per 64 e per 86. Ora, per capire che tipo di sistema operativo hai, adesso te lo faccio vedere. Per capire che tipo di sistema hai basato su per 64 o per 32 bit, andiamo un attimo sul sistema. Eccoci qua, tipo sistema, sistema operativo, il mio a 64 bit. Se tu hai quello a 32 bit, devi installare quello per 86, ok? Io ovviamente installo questo qua per 64, se non dovesse andare 2015 andiamo ad installarli tutti, quindi adesso io passo direttamente al 2019, VC Redist per 64, lo installo. E poi una volta fatto andiamo un attimo sulla cartella dei documenti dove c'è scritto Need for Speed e cerchiamo di rinominare la cartella in Underbound BK. Poi ragazzi, una volta fatto, come ultimo passaggio, andiamo a riparare Need for Speed attraverso l'applicazione EA, il launcher dei giochi, questi qua, oppure su Origin. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!